Siamo a Consonno, un paesino vicino Lecco, sulle montagne, abbandonato. Questo paesino è stato un po' il sogno di un tizio che voleva costruire questo parco giochi per i suoi dipendenti. Costruito questo villaggio bislacco dall'architettura stramboide nei fine anni 60, 70, giù di lì, anni 60, 70. Fine 60, l'hanno Fine chiuso nel 60. 74 o 76. Chiuso nel 74 è diventato un po' attrazione turistica, anche perché recentemente è stata data la notizia che è stato messo in vendita per la cifra di 13 milioni di dollari. 12. 12 milioni di dollari Sempre o di esagerato, euro. Paolo. Ok, questo alle nostre spalle, invece, Teo, che cos'è? Questo alle nostre spalle è un minareto. Facciamolo vedere bene. Ecco sì, eccolo qua. Che cos'è il minareto? Un minareto è una tipica costruzione tipo questa. Non so cos'è un Ok, è una minareto. torretta che So che si serve. Il chiama così. signore vedo, lo vedo preparato. Signore, che Sì. cosa è un minareto? E cos'è un minareto? Ma lo so da lui. Ah, lo sa da lui. E Non so, ne, non lo non sa più il io. signore. Forse Valerio lo sa. Valerio, che cos'è un Ma è una minareto? torretta, Non lo sa neanche come Valerio. È una mi torretta rispondi? dalla forma stramba, Forse quella vero? torre lì è il minareto, Una allora. torre dalla forma stramba. Quella lì. Ok, dice che quella Minareto lì è una dove stanno i torretta. minatori? Il posto è molto Sottoterra. avvenente. Avvincente. Ma non si dice avvenente di un Avvenevole. posto? La Papà, pozza d'acqua adesso riflette il penso di cielo, averci. le colline intorno dipingono quest'oasi di serenità, pace e anche decrepitezza. Ma E vaffanculo. possiamo vedere da questo lato, che è il lato sud, vero signore? Sì, lato sud, Che è il sto lato pensando sud, se ci tu dice preparata anche il signore. morte. Questo è il lato sud, si affaccia su una via in cui campeggiano dei cartelli dall'inquietante Foggia, o tutti arrugginiti, che invitavano all'oasi di piacere che era Consono, che sarebbe dovuta essere, ma che poi non è mai Quindi è il lato diventata est, a non causa è il del. lato sud. Non lo sa neanche lui, non lo so. Qual è la differenza tra il lato est e il lato sud in questa In condizione? Ci questa cambia condizione qualcosa? sì, perché No. il sole è tramontato lì che è ovest e quindi tu Deve mi far segni che sempre il lì ridettore della è fotografia. est. Vabbè, qui c'è la cupola famosa di Consonno, che possiamo vedere è fatta a raggi che delineano una cupola. Niente, che altro dire di questo posto? Venite a trovarlo prima che venga ristrutturato, perché probabilmente ci faranno dei grandi magazzini, un centro commerciale, vero? Qua? Sì, un E Carrefour fanno. quando è che lo fanno? L'anno prossimo. Sì, ma C'è anche speriamo. il cinema. E Lei abita meglio. vicino? Multisala. Multisala con i Non lo mettono a posto bambini. tutto? Qui com'è Sì, ma poi i conciato? cinesi lo fanno. I Ah, se lo cinesi fanno i cinesi, allora se lo fanno i in cinesi, sei due mesi è giorni pronto. addirittura. Se lo fanno i cinesi, sono più ricchi che Quindi niente, noi. venite. Infatti, faccio vedere un attimo una cosa. Lui è il verno dei Maudit. E c'è un motivo per il quale siamo qua con il verno Esatto. dei Maudit. Perché gli Stiamo altri facendo un tre sopralluogo. Maudit non si sono presentati al sopralluogo, Hanno detto non fondamentalmente. Se no, siamo c'erano Maudit. anche gli altri. Quindi, se non sapete cos'è un minareto e non sapete cos'è Baccani. un Maudit, Esatto. informatevi. Abbiamo avuto la fortuna qui a Consonno di beccare proprio il giorno in cui c'è la festa paesana e canta Roberto Vecchioni. È proprio lui? Sì, è quello di Roma un po' frufru, Roberto Recchioni. No, Recchioni è l'autore dei Recchioni è l'autore. fumetti. Ops! Saluta Recchioni. Ah, Bel paese Consonno, pieno di festa, pieno di gloria. Ci hanno intervistato per Telelecco e gli ho detto seguo sempre Telelecco con passione. Ci hanno chiesto proprio di questa proposta da parte di Francesco Facchinetti di acquistare Consonno e renderlo, lui ha detto l'intervistatore, un centro per i giovani, in realtà non è proprio così, lui vuole fare una specie di Silicon Valley, qualcosa del genere, che potrebbe essere anche una figata se venisse fatta, ma c'è bisogno di chi ci mette il dinero. E quindi niente, noi siamo promotori di Consonno, speriamo che vengano fatte tante belle cose e Consonno forever. venite a trovarlo.
che non ci gira l'aria sopra questa ruota. Vorrei che girasse come sulla stessa nota. Ritmiche danzanti che ci esplodono nel petto. Rime capogiro prima di tornare a letto. Basta fare gli eroi, la colpa va a noi che abbiamo voglia di fare. Ma non come voi questa rabbia che prende dietro ai monumenti di chi fa la guerra ma non paga i conti. Scherzi, cioè io ho un amico che suonava in un gruppo di musica folk irlandese.